Ci troviamo all'oratorio Pompeo Ghezzi di Sansepolcro, dove sono in pieno svolgimento le attività del campo estivo. Siamo con Don Sever Bucaca. Innanzitutto, Don Sever, come stanno andando questi campi estivi? Come è stato quest'anno organizzarli con questo tempo così particolare? E stanno andando molto bene, grazie. Noi abbiamo voluto offrire un segnale grande della presenza della Chiesa a un territorio che non può sottrarsi al suo dovere di prossimità nei confronti dell'uomo che cammina nella storia, specialmente nei confronti dei nostri giovani. Abbiamo vissuto un momento molto particolare, l'emergenza sanitaria del Covid-19. I cuori erano pieni di angoscia, di paure. I nostri ragazzi hanno vissuto un momento di smarrimento, no? Di disorientamento. E allora, nonostante quello, noi abbiamo voluto proprio organizzare questi campi estivi, perché dobbiamo proseguire la nostra missione educativa, aiutare i ragazzi a superare, le paure e a ritrovare quella dimensione di speranza. E quindi stanno andando molto bene. All'inizio le famiglie hanno avuto un po' paura, erano un po' esitanti, titubanti, però abbiamo cercato di dare più fiducia a questi genitori, a queste famiglie. Quindi stanno andando molto bene. Un campo estivo, tra l'altro, che è appunto accompagnato dal tema, quello diocesano, del Piccolo Principe. Come sono organizzate le giornate? Ecco, non prendendo ovviamente spunto su quella tematica che ci è stata indicata dalla pastorale giovanile diocesana, noi ogni mattina ci ritroviamo, apriamo la giornata con la preghiera, perché ecco, un messaggio grande che vogliamo far passare ai ragazzi è che la giornata di un cristiano deve iniziare sempre con la preghiera. Quindi noi ci ritroviamo in chiesa la mattina, facciamo un canto, leggiamo il brano evangelico e noi gli offriamo qualche spunto di riflessione. Ovviamente quando lavoriamo come bambini non possiamo fare prediche, no? Cerchiamo di coinvolgerli, di aiutarli a trovare delle risposte, no? Ecco, molto bene. E poi dopo il momento di preghiera i ragazzi si ritrovano nei vari gruppi, ecco, i gruppi di sette, con l'educatore e l'animatore, e riflettono su quello che abbiamo studiato in chiesa, abbiamo ascoltato, e fanno dei laboratori di riflessione. Peraltro è un bel punto di riferimento questo sul territorio per un'aggregazione sana, per questi ragazzi del territorio di Sansepolcro che trovano una risposta. Sì, l'oratorio è un punto di aggregazione, ma non soltanto, ma anche di formazione. L'oratorio è importante per Sansepolcro, è una benedizione, è una grazia per Sansepolcro, perché qui i nostri ragazzi vengono accolti e poi cerchiamo di aiutarli a incrementare quel senso di amicizia, di unità, perché i nostri ragazzi alla fine, anche se vengono da varie parrocchie, ma vanno a scuola insieme. E quindi arrivando qui, ecco, ancora noi cerchiamo di rafforzare, no, già quella unità, quell'amicizia che c'è tra di loro. E l'oratorio è una benedizione perché è un luogo anche qui di scambio di esperienze. Qui non ci vengono soltanto i ragazzi, ma vengono anche gli anziani. Quindi questo fa capire ai ragazzi che questo è un luogo di inclusione, no? Che noi non possiamo camminare da soli in modo parallelo per conto nostro, ma ci sono anche le persone adulte, sono persone anziane, ecco, e questo luogo quindi ecco, ci accoglie e poi ci fa entrare una prospettiva di condivisione. E poi l'oratorio è anche una benedizione perché qui avviene anche uno scambio di esperienze culturali, perché ci sono i ragazzi italiani e non italiani che vengono in questo luogo, ecco, per vivere questo momento di scambio, no? Facciamo quei corsi dopo scuola, qui dove i ragazzi vengono non italiani, vengono anche qui accolti vengono insegnati anche la lingua italiana, ecco, ma anche alla fine un inserimento nel contesto culturale, no?
Quindi ecco, credo che l'oratorio offra alla cittadina un servizio non soltanto a livello spirituale, ma anche a livello sociale. Ecco, quindi un po' la valenza di questo oratorio, e poi ci unisce tutto. Ecco, noi vediamo questo come un luogo proprio di comunione tra le varie parrocchie. Come è strutturato il campo estivo? Quali sono le attività principali che state proponendo ai ragazzi? Allora, le attività iniziamo la mattina con un momento di preghiera, seguendo sia per la preghiera sia poi per il relativo momento di riflessione che facciamo nella mattinata, lo schema preparato con il sussidio diocesano. E poi ci sono un momento di compiti, facciamo colazione, poi ci sono varie attività, giochi, laboratori, ecco, queste cose qui, per cercare di fare il tutto nel rispetto delle norme, però comunque sia per i ragazzi un momento di svago e di relax e di stacco da questo periodo che hanno passato. È un bel messaggio anche questo che viene dalla storia del Piccolo Principe, che viene trasmesso loro. Quali sono anche le risposte in qualche modo che stanno dando? Ma le risposte sono belle, anche perché a volte sono anche magari proprio bambini più piccoli, no? Che ti stupiscono nella risposta che danno, che alla fine danno anche la risposta più corretta, ma detta nella maniera più semplice, che forse noi ci perderemmo in mille parole. E quindi ecco, comunque è un arricchimento per tutti, perché poi in queste esperienze sì, è vero, cresce il bambino, ma crescono gli animatori e crescono poi gli adulti che ci sono. È bello anche il fatto che in questo campo estivo ci siano appunto degli animatori che si sono messi a disposizione nonostante un periodo così complicato, insomma, per essere al servizio, insomma, e per dare l'opportunità loro di realizzare delle attività sane in questo periodo estivo. Sì, la prima preoccupazione nostra, soprattutto mia, all'inizio era quello quest'anno di non poter avere gli animatori, perché come dicevo prima, appunto, questo è un momento di crescita soprattutto per loro, attraverso l'impegno, il mettersi a servizio, lo stare a contatto con bambini più piccoli, prendersi delle responsabilità. E quest'anno non era possibile, siamo riusciti ad organizzarci strutturando dei turni, quindi no, ogni settimana viene un ragazzo, mentre le altre magari c'era chi faceva tutta l'attività. Però ecco, è stato bello perché per loro è stato prendersi una responsabilità in più quest'anno, sia per tutto quello che consegue il Covid, ma sia come impegno di venire tutta la settimana fisso, perché non è che ci può essere un cambio nel gruppo, il gruppo deve rimanere quello stabile, quindi non è che ci può essere un giorno un animatore e un giorno un altro, quindi hanno dovuto prendersi una ulteriore responsabilità in più. Però la risposta è stata bella, anzi, tra virgolette, ci sono anche ragazzi che magari avrebbero voluto, e ecco, ora ci stiamo organizzando per coinvolgerli, perché purtroppo i posti sono quelli. Ecco, anche per te come seminarista della nostra diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che cosa significa realizzare questi campi estivi e cercare appunto di trasmettere ai ragazzi questo bel messaggio, che è quello del Piccolo Principe, che è il tema diocesano di quest'anno? Beh, innanzitutto direi che con i ragazzi è una bella sfida, no? Perché comunque ti avvicini in seminario appunto per verificare una tua inclinazione sacerdotale e ti ritrovi in un certo ambiente da approfondire te stesso anche. E poi dopo lo devi mettere in gioco con dei ragazzi, in un mondo concreto, insomma, in una realtà concreta che è spesso anche diversa da come te l'aspettavi. Quindi è come se in un certo senso il Signore ti dicesse: quello che hai imparato fino adesso rimettilo in gioco ogni giorno in questa realtà diversa che io ti pongo, nei giochi, nell'educazione di questi ragazzi, nei messaggi che devi far passare loro. E non è sempre semplice, perché comunque i bambini sono bambini, i ragazzi sono ragazzi, vivono anche un mondo diverso dal tuo, quindi se da una parte tu devi portarli un po' a quello che gli vuoi comunicare, dall'altro ti è chiesto anche un moto di immedesimazione verso di loro, rimetterti in gioco costantemente e anche un far conto con quelli che possono essere i tuoi limiti umani, le tue incapacità, che tutto però serve, insomma, alla realizzazione del regno di Dio, perché lui scrive anche nelle nostre righe storte, insomma. Questo per me è il primo anno e per adesso, insomma, è un impegno molto interessante e spero che farà crescere me, però anche i ragazzi, insomma.